anche in Sicilia stasera. Come va? Bene, bene. Ieri sera in Sicilia. Buonasera signora, buonasera. Grazie di essere venuti. Poi siamo vicino, eh? Siamo vicini, è la prima volta che ci capita di essere così vicini al pubblico, è vero, è vero. Ora si fa anche il tuffo come i rocker. Sì, a volo d'angelo. Allora, grazie di essere venuti qui questa sera al mio spettacolo. No, sarebbe anche il mio. È quello che ti hanno detto. Prima di cominciare vorrei ringraziare pubblicamente questo uomo qua, perché buonasera. Prego, prego. No, noi si diceva verranno. Io te l'avevo detto veniva. Più tardi ma veniva. Sono arrivati, Si può andare ora. Dai, sai. Sì. Se hai detto tu bischierate, intanto si aspettava. Guarda, facciamo una cosa, ti dico quello che non amo, quella che non amo. Allora, il freddo della macchina, perché viaggiamo con la macchina. E il fatto che si sia comprato delle cuffie Bluetooth, per cui adesso lui si mette a vedere le partite, i cartoni animati, che poi è ragazzino, e noi viaggiamo così, senza parlare con nessuno, non ci confrontiamo più, e, diciamo così, non parliamo più. Sai quelle coppie che dopo tanti anni smettono di dialogare? Ormai siamo una coppia alla deriva. Alla no, deriva. È che io ho una squadra che dà delle soddisfazioni e diciamo ha un calciomercato molto attivo, lui ti fa avere una squadra che dà meno soddisfazioni. Quindi è normale che io mi concentri su quello che è comunque la passione più grande che la squadra mi regala e quindi forza Viola, arrivederci. Però alla fine in fondo c'è una grande amicizia. Sì, sì, viene da lontano, viene dalle nostre frequentazioni toscane, insomma, della malavita, brutte dello spettacolo persone, toscano, brutta gente. Pieraccioni, Conti, gentaccia. E da lì poi siamo incontrati e fino ad arrivare poi a finalizzare questo incontro e portare la nostra toscanità in giro per l'Italia. È il grande Francesco Nuti che è sempre presente. Sì, è sempre presente, sarà presente anche ovviamente nelle nostre serate future. Spegne la mano, questa è sua. Sarà per te. Ho sentito che oggi siete andati anche in giro per Diamante. Sì, sì, perché io ho un amico calabrese, che poi tra le altre cose è anche uno che frequenta questi posti, che è Vincenzo Di Castro, e quindi adesso lui ha un ristorante a Ischia, vive a Roma, cioè è lontano da qua, però mi ha dato un po' consigliato di venire. Forse siamo andati da Nini a prenderci, ho preso il caffè alla nocciola, che credetemi è una roba, non so se l'avete mai assaggiato, dovete andarci. E ci siamo imbottigliati sul lungomare di Diamante. E poi ho dovuto fare una manovra incredibile per tornare indietro. Insomma, Noi normalmente ci piace farlo questa cosa, cioè nel senso quando andiamo nei posti che non abbiamo mai visto. Ci piace scoprire le specialità, le cose originali, le particolarità di ogni quando di abbiamo ogni tempo, luogo. Perché poi alle volte veniamo. Siamo arrivati un po' precisi, quindi ci siamo stati 5 minuti però. E quindi una specialità gastronomica ovviamente la assaggerete. Come no? Io credo di sì, credo io di sì. Io sono passato, mi sono mangiato la provola con il salame quello piccante, come si chiama? La soppressata, no? La soppressata. L'anduia è quella da spalmare, insomma comunque... Subito, a me piacciono le cose, solo che sono un po' strong. Infatti è per questo che durante lo spettacolo io sono, diciamo, più lucido, più bravo anche, più bravo. Più bravo. Lui sarebbe, però quando si stronca questa maniera di specialità della casa, poi c'ha la biocco, capito? Sì, sì. Sapete che il piccante fa bene alla voce? Lo so. Però infatti lui canta meglio di me, perché dipende più lui di me. Non lo mangia mai, si sente. E allora buono spettacolo. Grazie. Viola. Sempre. Ciao. È come un uomo volante, che se tu non verrai, saprà nel cuore di sé. Io questo spero e vorrei. Ma hai sentito tutta questa gente come risponde il tormentone? Questo pensate che è un tormentone degli anni 60, basta con queste canzoni. Ora, per l'amor di Dio, quella che hai cantato ora mi piace molto, Il pesce volante, una canzone
molto bella come canzone, te però devi fare un tormentone estivo, Masini, sono quelli che funzionano, Mariana Gani, no? Hai visto quella lì, quella che fa? Ho visto lui che bacia a lei, che bacia a lei, che bacia a lui, che bacia a lui, che bacia a me, un'orgia, Mariana Gani. Muoio senza, stringi, diamo il benvenuto a Marco Masini nel mondo del varietà. Vedi, basta una giacchetta e sei già nel varietà. Ti basta un autotune per cantare.